Presidente, sono giorni caldi in Parlamento per la discussione del decreto legge anticipi e disegno di legge di bilancio. Molti emendamenti presentati in Senato sono stati suggeriti da ANIEF su organici, reclutamento e mobilità. Qual è lo stato dell'arte? Innanzitutto sono più di 50 le proposte emendative che attraverso anche la CISAL come ANIEF abbiamo presentato in audizione o come memoria scritta. E sono proposte che riguardano certamente il tema degli organici, che è fondamentale per garantire il diritto allo studio. Il tema degli organici sul potenziamento e il prolungamento degli organici aggiuntivi per tutta la durata del PNRR, ancora la trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto per garantire la continuità didattica ai nostri alunni con handicap, ancora il tema del dimensionamento laddove abbiamo realtà difficili, non penso solo ad Agenda Sud, ma penso anche alle zone alto flusso migratorio, alle zone montane e oltre che alle zone che dove ci sono grandi difficoltà economiche. Il tema del reclutamento certamente è fondamentale, abbiamo proposto questo doppio canale, tutto il Parlamento vuole questo doppio canale, speriamo che nell'interlocuzione con la Commissione o in questi provvedimenti o successivamente anche con delle proposte di legge incardinate si arrivi a utilizzare le GPS per assumere i precari. Poi bisogna anche confermare i docenti di ruolo che hanno superato l'anno di prova, anche ancorché ammessi con riserva. Certamente c'è il problema dei docenti che hanno partecipato all'ultimo concorso straordinario bis, da confermare anche integrando la graduatoria, il problema degli idonei dell'ultimo concorso. Sulla mobilità, ma non è l'ultimo dei problemi della scuola italiana, è un problema già europeo, bisogna garantire i trasferimenti del personale, bisogna fare in modo che il diritto alla famiglia sia contemplato col diritto al lavoro. Questo cosa significa? Abolire tutti i limiti per i trasferimenti, ampliare al 100% dei posti di trasferimenti e i passaggi di ruolo e fare in modo che poi alla fine chi lavori, lavori per il paese ma anche per la propria famiglia. Grazie Presidente. Proprio sul reclutamento, oggi è avvenuto un incontro con l'ufficio di gabinetto al Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'organizzazione dei nuovi corsi abilitanti su richiesta dei sindacati. Quali sono le novità? Ma certamente le novità sono importanti, ci saranno 70.000 immissioni ruolo nei prossimi 3 anni, 3 concorsi, il primo concorso bandito entro dicembre per 44.000 posti all'incirca dalla scuola primaria alla scuola secondaria, il secondo concorso che sarà bandito nel settembre successivo, a cui potranno partecipare anche coloro che frequenteranno i corsi dei 30-36 CFU del DPCM, la cui scadenza non sarà più febbraio ma sarà d'estate, probabilmente giugno con le modifiche. E infine un terzo concorso, secondo per altre 20.000 unità, il terzo per altre 30.000 unità per tutti coloro che seguiranno invece il percorso dei 60 CFU. Quindi è stato dato più tempo agli Atenei, c'è un'interlocuzione con la Commissione, ma noi riteniamo che sempre il problema del precariato col doppio canale sia rilevante. Su questo tema comunque abbiamo chiesto certamente la possibilità di far inserire tutti coloro che sono di ruolo, i docenti incarcerati, tutti coloro che hanno 36 mesi di servizio, farli inserire in questo percorso al di là del numero programmato, e ancora il tema delle, quindi oltre alle quote di riserva, il tema fondamentale dell'allineamento dell'offerta formativa degli Atenei con le effettive esigenze. Sono dei due elementi veramente fondamentali per noi, perché il prossimo concorso per 30 CFU, 36 CFU sarà per 40.000 unità, ma noi vorremmo al di là di queste unità che aumentassero, perché specialmente sul sostegno abbiamo il dovere di specializzare tutti coloro che in questo momento insegnano e non sono sprovvisti di specializzazione. Grazie.